Federica Aversano sbotta contro Matteo Ranieri e tira in ballo pure i suoi parenti. La non scelta di uomini e donne non le ha mandate a dire, scatenando le critiche da parte dei fan del programma di Maria De Filippi. Ecco cosa sta succedendo dietro le quinte di uomini e donne. Una cosa è certa. Federica Aversano non ha preso bene il fatto di non essere stata scelta da Matteo Ranieri a uomini e donne. Lo si era già capito guardando la puntata in cui il nostro Matteo ha scelto Valeria Cardone. Puntata in cui Federica, a caldo, aveva accusato il tronista di essere immaturo e di averla presa in giro. Non solo, non gli aveva nemmeno dato modo di replicare alle sue accuse, scatenando l'ira di Tina Cipollari, che di certo non le ha mandate a dire a Federica. Qualcuno magari ha pensato che la reazione di Federica fosse dovuta alla delusione del momento, insomma, una reazione umana. A mente fredda però, la giovane ha fatto di peggio, e questo ha scatenato dure reazioni da parte del pubblico, che segue con attenzione le vicende di uomini e donne. In particolare, subito dopo la messa in onda della puntata, Federica è tornata su Instagram, postando un messaggio molto critico nei confronti della famiglia di Matteo Ranieri. Nel dettaglio, l'ex corteggiatrice ha accusato alcuni parenti di Matteo di aver palesato la loro preferenza per Valeria, già durante il percorso del tronista. Tutto questo giudicato dal nostra Federica come un qualcosa di cattivo gusto. Ma di cattivo gusto, secondo molti utenti, è il comportamento di Federica, che non ha di certo dimostrato, in questo frangente, la maturità tanto sbandierata. Proprio così, molti telespettatori si sono riversati sui social, commentando questa uscita infelice di Federica, dandole dell'immatura e della ragazzina rosicona. Altri hanno tirato un sospiro di sollievo, sapendo che lei non era la scelta di Matteo, e pensando che il tronista abbia scansato un fosso. E molti a questo punto danno ragione a Tina, che aveva puntato il dito contro la giovane campana durante la puntata. Insomma, secondo il pubblico, Federica con questo messaggio avrebbe fatto un vero e proprio autogol. Lei ha sostenuto di essere uscita a testa alta, ma parte dei telespettatori non la pensano così. Insomma, poteva benissimo incassare il colpo, così come hanno fatto molte altre corteggiatrici prima di lei. D'altronde, come ha voluto ricordarle qualcuno, il format prevede che il tronista arrivi ad una scelta, ed inevitabilmente tra le due ragazze rimaste, una si deve leccare le ferite. Cosa che evidentemente non ha capito la nostra Federica. Resta ora da capire se il nostro Matteo Ranieri deciderà di replicare al post polemico di Federica, o se invece deciderà di mantenere il silenzio, evitando di alimentare la polemica. Speriamo decida di concentrarsi sulla sua Valeria, evitando quindi di dare il via ad un botta e risposta sui social con Federica. In effetti è molto probabile che mantenga il silenzio, visto che lo aveva fatto anche in occasione degli attacchi sferrati dalla sua ex, Sofì Codegoni. Speriamo sia così anche questa volta, visto che gli attacchi inopportuni di Federica ai familiari di Matteo non meritano nemmeno risposta. Secondo voi, Matteo replicherà? Federica sta facendo una pessima figura? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.